105 presenta. Uè Carlo! Uè Carlo! Pronto? La nuova rubrica del gran maestro della ghegheria. Uè Carlo! Allora. Uè Carlo! Allora, parte la sigla di una bellezza, Batman e Superman, lì, film di merda, tra l'altro. Non, ma proprio. Non andate a vedere il nostro, ma non andate a vedere neanche. Sono soldi buttati, una merda. Mamma mia. Gente che si è sparata. Sì. Si è addormentata. Poi il Batman che pippa non è credibile. No, sì. Poi alla fine muore comunque Superman. Sì. Quindi tutte e due muoiono. Tutte e due. Sì. Io dico, se il maestro avesse fatto un film mentre lui fa Uè Carlo, faceva campione di incassi, signori. Troia, cioè, io avrei preso una telecamera, ripreso il maestro mentre legge una storia scritta da lui, inventata da lui, 400 milioni di euro di incassi. Esatto. Ogni volta che lei che fa la sigla di Uè Carlo, c'è Cracco che si volta in qualsiasi punto del pianeta, con le patatine. Si volta. Nella tomba, però. Vedo che i testi li ha messi nel cellophane come i divani. Ah, aspetta, non ho tolto il. Bravo, maestro. Li conservi. Allora, ragazzi, quando lui legge questa lettera, è l'usanza, anche voi ascoltatori da casa, è quella di infilarsi una mano tra le chiappe E odorare. E odorare, così. Bene. Ah, sei il commercialista domani. C'è gli appuntamenti con il sedere. Io c'ho l'agenda così. Vuoi vedere? No. Leggi, vai. Aspetta un attimo. Dove sto il 6? Mi sa che va di nuovo al cinema, maestro. No, dal dentista. Vabbè, ma perché ognuno riconosce la sua mente. Marco, tu non sei fetoscopo. Lui è fetoscopo. Prego, allora, prego, questo Uè Carlo in emozione ridotta. Edizione ridotta. Perché oggi sono in sciopero, perché sono ancora un po'. Allora, il maestro è arrabbiato con gli ascoltatori. Bravo. Allora, ieri abbiamo fatto una puntata di 2 ore in diretta dove lui ha detto testuali parole. È una vergogna! Bravo! Perché? È come se tua nonna ti cucina gratis per 18 anni e poi una volta che ti chiede di andare all'ospedale perché si è rotto il femore, tu non l'accompagni. È una vergogna. Vuole che faccia la stessa battuta che ho fatto ieri sulla stessa battuta che ha fatto adesso? Io l'ho fatto, poi avete riso tutti quanti. E hanno detto che sei una merda. Prego, è una merda quest'uomo, prego. Vabbè, scusa. Schifoso, allora, questo è il mio papà. Oh. A proposito di. Non era neanche preparato. L'ho scritto in 30 secondi. Sai che c'hai un culo. Il mio papà Terminator. E quindi è già finita. Scusi. Non guardare tu. No, ma mi toccare con quella mano? Quella degli appuntamenti non mi devi toccare. Toccati, ha messo l'agenda addosso. Non mi toccare con la mano degli appuntamenti. Prego. Se no guardo io nello scardabellaio dietro. Allora, il mio papà è strano. Vabbè. Non l'ho mai visto dormire. Lui dice che non dorme perché è un cyborg. Certo. Ma secondo me si pippa quella polvere bianca che proviene dalla Colombia e che costa 70 di euro al pezzo. Che ne sa? Ma io non so di cosa si tratta perché sono un bambino. Tu non lo cyborg. Non mi toccare con gli appuntamenti. Il mio papà è strano. Mamma dice che non ha sentimenti e qualche giorno lo lascia. Non mi toccare. Ma secondo me non lo lascerà mai, perché dove lo trova uno che la trapana per ore e ore? È un computer, un robot. Tanto che lei deve dire basta. Non lo so cosa sto alludendo, io sono un bambino. Certo. Il mio papà non ride mai, neanche con i film di Lino Banfi, ha sempre quella stessa faccia di minchia. Lui dice che essendo americano non capisce, ma secondo me c'ha la parete facciale. La paresi. Questo è Sproviero che non cambia la macchina. Quella che fa uscire le fotocopie dal. Ma è maestro, è un errore di battitura suo. Sì. Il mio papà poverino non può prendere l'aereo perché pure se rimane con il pisello di fuori il metal detector suona lo stesso. Certo. E non si capisce perché. Il mio papà poverino ha 300 denunce, lui dice che non sa perché, ma io lo so, e quando conosce stringe la mano alle persone e gliele stritola. Il mio papà non ha tutte le rotelle a posto perché ogni tanto lo troviamo appiccicato al frigorifero. Lui dice che è il metallo che ha nel corpo, ma secondo me è la droga che gli ha fottuto il cervello. Il mio papà è fortunato perché è stato pure in galera per stalking, lo ha denunciato una certa Sarah Connor che dice che gli rompe i coglioni da una vita. Al mio papà in galera nessuno si è permesso di appoggiarglielo nelle docce perché erano schiaffi in faccia. Il mio papà è nervoso, una volta stava vedendo un cavallo ma appena sentito dire Stallone lo ha menato senza.
ma sono amici. No. Un'altra. Una volta al mio papà gli ho chiesto di spingermi sull'altalena, ma mi sono ritrovato su un balcone al terzo piano. Forse un po' della droga è finita per sbaglio forte, nella mia siringa. Come sì. La sua siringa? Non ho capito. Mio padre è semi-analfabeta, sa dire solo Sarah Connor, aspetto fuori e fottiti stronzo, ma gli voglio un gran bene perché è pur sempre il mio papà. Bravo! Bravo! Ehi, guarda che guardo dove devo andare stasera. Non ti mettere le mani nel culo. Io in due siete. Noi abbiamo due agende dietro. Aspetta che controllo la mia segretaria. No. Aspetta, guardo nell'armadio. Cioè, che agenda è? Smemorano. Un attimo, sto controllando in ufficio dove la sede. Ma davanti, che cazzo controllo? Vedi che venerdì devi mangiare pesce. No, Paolo! Male che ti attacchi. C'è pezzo di palle, però. Ma che schifo. Tanto noi ci colleghiamo a proposito di Torino con Gabri e Game. Gabri il Garco. Andiamo con Gabri il Garco. Gabri Ponti.